Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano li apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità, io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Siamo a Gerusalemme. Siamo in una festa importante, la festa della dedicazione. E Gesù ha appena fatto qualche cosa di gravissimo. Non solamente ha guarito uno che era cieco, ma ha stravolto un'idea. Per loro, peccatore è Gesù che durante il sabato ha fatto una guarigione. Il peccato è questo. Il peccato è andare contro una legge, la legge più grande, quella del sabato. E invece per Gesù il peccato è andare contro l'uomo, contro la persona. E da lì comincia la grande diatriba, difficoltà. Comincia veramente Gesù a mettersi contro costoro. Chi sono costoro? Comincia a chiamarli per nome Gesù, ladri, briganti, mercenari, capite già dai termini che la questione è veramente forte, E allora in questo contesto avviene proprio questo capitolo che abbiamo cominciato a leggere. Purtroppo non l'abbiamo letto tutto, avremmo dovuto, per capirlo meglio, arrivare fino in fondo, ma ci sono stati proposti solamente alcuni versetti, pochi, però già sufficiente, perché Gesù comincia presentando un enigma. È un enigma fatto di immagini, proprio per andare fino in fondo al contrasto che è iniziato. Gesù parla attraverso delle immagini enigmatiche, ma pian piano le spiega anche, perché fatica a capirlo, Non sempre gli enigmi vengono risolti immediatamente, soprattutto quando non interessa risolverli. E sembra che siamo a questo livello qua. E l'enigma comincia dicendo: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. È un enigma questo,
perché comincia a parlare di recinto, è un'immagine, comincia a parlare di pecore, comincia a parlare di porta, capite? Sono tutte immagini enigmatiche, interessante, proprio perché Gesù ci introduce in quello che vuol dire attraverso appunto queste immagini, e anche noi possiamo rimanere lì. Che cosa sta parlando? Di che cosa sta dicendo? Che cosa? Allora se ci lasciamo accompagnare proprio da Lui, perché è Lui che spiega, che svela questo enigma, cominciamo anche ad andare dentro al cuore di Gesù. Innanzitutto c'è un recinto, che recinto sarà? Ma è chiaro, è quello del Tempio. E voi, sta dicendo, siete dei ladri e dei briganti perché non siete passati dalla porta. Siete dei falsi, interessante, eh? E il falso è colui che scavalca il muro, è colui che si nasconde. Diceva Papa Francesco proprio l'altro giorno, settimana scorsa, per Cristo, per Dio, è molto meglio una persona non credente che un falso credente. Guardate che sono parole pesanti, sapete, dette da un Papa. E sono parole che sono presenti in questo enigma qua. Voi siete falsi, vi siete appropriati del recinto delle pecore e siete andati là dentro, falsi, briganti. E comincia dopo a dire la soluzione di questo enigma presentando un'altra immagine, che è quella del pastore. Chi è il pastore? Il pastore, sentite la definizione, chiama le sue pecore ciascuna per nome. Ma è esagerato. Ma come fa? Come fa a conoscere tutte per nome e a chiamarle ciascuna per nome? È vero pastore, è esagerato nell'amore questo qua. Questo vuole dirci. Ecco l'enigma che comincia a svolgersi e a chiarirsi. E ancora, le conduce fuori, che bello, non gli interessa il pastore il recinto, interessa ai ladri il recinto, perché stanno sicuri, si proteggono, al pastore interessa più che la sicurezza, la libertà, bello questo qua, eh? Ce lo dirà dopo chi è, Cristo, l'abbiamo capito, no? A Cristo interessa più la libertà. Cristo ci porta fuori da questi recinti delle istituzioni, di una religiosità fatta solamente di norme da osservare, anche perché è pericoloso, ce l'ha appena detto, no? Vi ho citato Papa Francesco, eh? E poi va avanti ancora, e quando le ha spinte tutte fuori cammina davanti, altro che un Dio di retroguardia, altro che un pastore, è davanti, conduce, guida, eh? Il cristianesimo deve essere così, non un cristianesimo di retroguardia che si guarda solo alle spalle, che si difende, ma fa proposte, propone, vede, apre strade, apre cammini, orizzonti nuovi, differenti. È questo il buon pastore. E dice, le pecore lo conoscono questo pastore, lo conosco vuol dire, la parola biblica questa qua molto pregnante, gli vogliono bene, lo amano e quindi lo seguono perché conoscono la sua voce, ascoltano la sua voce. Le pecore se non ascoltano la voce non riescono a conoscere. E capite cosa vuol dire ascoltare la voce, vero? Abbiamo una parola che ci parla, abbiamo un Dio che non è muto, abbiamo un Vangelo, abbiamo una proposta, come si fa a essere seguitori, no? Pecore che seguono se non conosciamo la proposta, eh? Altrimenti viviamo in una religiosità generica, ma non seguiamo la proposta evangelica, eh? È ben differente, sembra che Gesù ci stia dicendo chiaramente la differenza tra religione e religiosità e invece fede.
fiducia, affidarsi, amare, sono cose veramente differenti. Capite dove ci sta portando? Questo enigma che pian piano lui stesso svela? Ma faccio un salto, dai, perché altrimenti vi tengo qua tanto. C'è un'altra parte dell'enigma che viene svelato. Sentite, io sono la porta. Eccola qua, due volte lo dice. Gesù sta parlando di se stesso come di una porta. Oh, anche qua l'immagine parla da se stessa, eh? Dai, andate a casa vostra, guardate la porta di casa, apritela. La porta è relazione, è incontro. Tanto è vero che quando siamo arrabbiati, sbam, la porta in faccia, no? Mentre invece si apre la porta, la relazione, c'è l'incontro, c'è qualche cosa di... E avete notato, senz'altro sì, non dice io sono la porta del recinto, no, dice io sono la porta delle pecore. È ben differente. Questo Dio qua, questo Gesù Dio, questo Dio Gesù non ci vuol portare dentro un recinto, ah, per tenerci lì bene, tranquilli, sicuri, no, protetti, ma ci porta, ci conduce fuori, attraverso la porta delle pecore, perché questa porta fa un servizio, è la porta di servizio quasi, no? La porta, non quella bella, quella, ma quella dietro scala, quella che ti mette veramente in relazione, eh? È la porta che si mette al servizio delle pecore. Sta dicendo un cammino, per me, per te. Se noi vogliamo incontrare questa realtà autentica di Cristo, c'è bisogno di passare per questa porta di servizio, del servizio, altrimenti quando uno si mette a dominare, a spadroneggiare, non è più una porta, la relazione non funziona più con Cristo e anche con gli altri. E concludo, dai, perché c'è l'ultima battuta che è formidabile. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questa è la vocazione di Gesù. Praticamente sta dicendo, la porta sono io, questo pastore sono io, e sapete qual è la mia vocazione? Io sono stato chiamato, sono venuto qua non per ricevere qualche cosa da voi, ma per dare, per offrire. È la strada sua che lui propone anche a ciascuno di noi. È la strada del dare, del donare, dell'offrire, del donarsi. E poi dice, donare vita, non morte, donare luce, speranza alle persone che ci stanno accanto. È questo che noi dobbiamo avere proprio come continuità della vocazione di Cristo. E vita in abbondanza, oh, esagerata, una vita proprio al di fuori. E ve lo ricordate, no? È sempre esagerato Gesù. Quando ci parla di esagerazioni. Sapete qual è l'esagerazione, per esempio? Quante volte devi perdonare? Fino a 7? Ma no, 70 volte 7. È esagerato. Ma che cosa ricevo se ti seguo, Signore? 100 volte tanto, il centuplo. E sono tutte le esagerazioni che il Cristo propone così, nella sua... nel suo essere in mezzo a noi e nella sua strada che apre anche per noi. Ecco, portiamocela a casa questa immagine, questo enigma, che lui ci ha pian pianino risolto, ci vuole proprio coinvolgere nella risoluzione, no? Portiamocela a casa e chiediamo proprio di essere immessi non nel recinto. La nostra religiosità non è un recinto che ci tiene protetti, ma è un cammino, no? Che ci porta fuori verso pascoli, l'abbiamo anche cantato, no? Seguendo lui, seguendo la proposta del Vangelo che è sovrabbondante, è proprio esagerato, è quasi uno spreco, è quasi... È questo che ci fa essere veramente differenti nel nostro essere seguitori di Cristo e quindi cristiani. Buon cammino a tutti.